Sono gli avvocati di Palmi, i primi calabresi a far parlare di sé sulla stampa nazionale nel nuovo anno e purtroppo il record non è nulla di buono. Al premio Miss Toga, assegnato dall'Associazione dei Giovani Avvocati, con tanto di articolo sui giornali, Antonello Caporale, una delle firme di punta del Fatto Quotidiano, ha dedicato la sua rubrica di oggi. 13 righe ironiche per chiedersi come si coniughi in tribunale bellezza e professionalità e per sostenere amaro che la targa consegnata a Maria Concetta Militano è la prova che il maschilismo per mano femminile esiste. Ma la Miss non si sente offesa, pur volendo evitare le telecamere. Viste le polemiche, avvocato, lo rifarebbe? Ma guardi, io ho ricevuto una targa. Sono contenta di averla ricevuta. I social sono stati impietosi, però. Daniela De Blasio, consigliera regionale di parità supplente, ha scritto che non giovano queste competizioni. Ombretta Florio, componente della Commissione Pari Opportunità di Reggio e avvocato, ha parlato di cattive abitudini. Anche i palmesi non hanno preso bene questo clamore. È importante per gli altri avvocati, non mi si toga, non interessa se è bella, se è brutta. Iniziativa futile ai fini del contesto. A maggior ragione dopo l'eco nazionale, l'esame di coscienza dell'AIGA, che parla ancora di premio goliardico, sarà improntato alla moderazione? Prima fare la riunione una commissione, poi successivamente dobbiamo un attimo riunirci con loro, perché se qualcuno effettivamente ha leso l'immagine e il decoro, la dignità dell'avvocatura palmese, sicuramente non siamo stati noi. Agostino Pantano per la CNews 24.